Liam Neeson torna nei panni di Brian Mills, ex agente la cui riconciliazione con l'ex moglie è tragicamente interrotta quando lei viene brutalmente uccisa. Consumato dalla rabbia e incastrato per il delitto, Mills è costretto alla fuga per eludere la ricerca implacabile di CIA, FBI e polizia. L'attore inglese rischia di affascinare ancora il pubblico mondiale. C'è questo personaggio, Brian Mills, che ha tutte le caratteristiche di uno normale, è in adorazione della figlia, è ancora molto innamorato della moglie, perché crede nella famiglia unita. Io penso al pubblico, così se l'unità di questa famiglia viene messa in pericolo, quest'uomo diventa una macchina da guerra. E mi sembra anche una cosa spontanea, naturale. Credo che questa situazione in definitiva piaccia. Per l'ultima volta dovrà usare il suo particolare repertorio di competenze per individuare i veri assassini, imporre il suo marchio unico di giustizia e proteggere l'unica cosa che conta per lui, la figlia. Il regista è il francese Olivier Mégaton. Non è la stessa cosa di lavorare su ciò di cui tutti parlano. Pensare all'azione è difficile perché bisogna mettere insieme molte risorse, molte persone. Tuttavia, quando hai quello che desideri nella disposizione, hai un'idea di quello che saranno le cose. Per le emozioni è esattamente il contrario. Non ne sai niente. Ti svegli e preghi che quel giorno tutti siano di buon umore. Nel cast del thriller figurano inoltre Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker e Dougray Scott. Tekken 3 esce adesso in buona parte d'Europa. Sul grande schermo, in Italia, ci sarà dal 12 di febbraio.